Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, mi sono svegliata da poco e sono completamente struccata perché oggi ci trucchiamo assieme finalmente, rullo di tamburi, andiamo a testare tutti i prodotti Rare Beauty che ho preso da Sephora. Se avete visto il video haul, lo sapete, ho preso tutti i prodotti praticamente di questo brand proprio per provarli, sia per curiosità mia ma anche perché volevo farvi un video perché mi avete chiesto veramente in tanti di provare questo brand da quando è uscito in Italia. Sono arrivata un po' in ritardo ma finalmente appunto oggi testiamo tutto assieme. Mi sto rendendo conto in questo momento che l'unica cosa che non ho preso, mi sembra strano perché mi ricordo di averlo aggiunto al carrello, quindi non ho capito, comunque è il primer, quindi l'unico prodotto che andiamo ad usare che non è di Rare Beauty è il primer. Per il resto abbiamo tutta quanta praticamente la gamma di prodotti. Fondotinta, questo è in colorazione 140C, l'ho preso online, quindi incrociamo le dita che la colorazione sia giusta. Vederlo così nel tubetto mi sembra di sì, però appunto vediamo. Tra l'altro nel video haul, quando spacchettavo le cosine che ho preso di Rare Beauty, mi avete detto che questo tappino, che a me piace molto, mi piace molto il pack, ma mi avete detto che non è solo bello ma è anche studiato apposta per chi ha delle patologie cliniche, malattie che appunto creano difficoltà nella mobilità delle mani, che la ritengo una cosa bellissima. Ma Selena è una, non sono una sua grandissima fan, ma la conosco ovviamente e so che è una persona molto sensibile, quindi è molto coerente questo con la persona che lei è, quindi mi piace questa cosa. Allora, vedo che il fondotinta ha questo applicatore che onestamente non ho mai visto in un fondotinta. Di solito i correttori hanno questo applicatore. Non è una cosa negativa o positiva, semplicemente non mi era mai capitato di vederlo. Sì, è un po' difficoltoso effettivamente perché di prodotto così ne esce pochissimo, quindi devo andare a prelevare mille volte. Non mi sembra molto comoda questa cosa, provo a farlo uscire direttamente. Anche sulla mano onestamente mi sembra perfetto il colore, forse un tantino chiaro, vediamo. Wow, è anche più coprente di quanto pensassi, mamma mia. Ma poi comunque abbiamo lo stick in realtà abbronzante, quindi possiamo un attimino giocarci. Sì, devo dire che decisamente il colore l'ho sbagliato, è troppo chiaro per me. Il fatto che sto usando l'autoabbronzante, ve lo dico sempre, ma oh mio Dio, sono bianca, ho sbagliato proprio, cioè vabbè. Io spero di riuscire a risolvere, ragazzi, altrimenti uscirò così oggi. Devo abituarmi al fatto che sono abbronzata perché, cioè, oh mio Dio, ragazzi, oh mio Dio. E il bello è che questa non era neanche la tonalità più chiara, cioè neanche lontanamente. Quindi devo dire che ci sono tonalità chiarissime. Oh mio Dio! Ok, ragazzi, so che in questo momento è terribile la situazione, ma vi prometto che risolviamo con il bronzer, promesso. Probabilmente questo colore va bene per me quando non sono abbronzata, ma non ho nessuna intenzione di smettere di utilizzare l'autoabbronzante, onestamente. Ok ragazzi, questo video è iniziato malissimo, malissimo, cioè proprio il primo prodotto l'ho sbagliato, però se devo andare a giudicare il fondotinta vi dico che mi sembra molto naturale anche da vicino e più coprente di quanto mi aspettassi. Vedendo le locandine delle pubblicità, insomma, di Rare Beauty, il look è molto molto naturale, quindi mi aspettavo un fondotinta un po' meno coprente, ma la cosa mi piace in realtà, perché io preferisco sempre i fondotinta di media coprenza, quelli troppo light non coprono niente, insomma, almeno per me non sono sufficienti. Se volete farvi due risate, possiamo ridere assieme del fatto che ho preso un correttore di una tonalità ancora più chiara rispetto al fondotinta, perché di solito utilizzo sempre il correttore di una tonalità più chiara. E stavolta, ragazzi, ho cannato proprio al mille per mille. Cerchiamo di guardare al prodotto e non alla tonalità sbagliata, anche se è difficile. Proviamo il correttore, appunto sempre lo stesso pack, colorazione 120C, quindi guardatemi e fate i vostri calcoli sulle colorazioni. Purtroppo qui in Olanda non ho potuto acquistare i prodotti direttamente al counter, perché sono in vendita soltanto online, non esiste Sephora qui, e ordiniamo tutti dal sito francese, però non c'è la possibilità di testare e provare. Oddio, guardarmi nel monitor, vi giuro, muoio dalle risate, ma sì, insomma,
questo è il risultato. Dirò però che il correttore mi sembra che si sfumi molto molto bene, non crea, è molto molto naturale davvero, non copre tantissimo però, questo c'è da dire. Oddio, se avessi dormito poco in questi giorni, insomma le occhiaie appunto un po' comunque si vedono in ogni caso, e avessi brufoletti eccetera, non penso che me li coprirebbe più di tanto, devo essere onesta, però appunto il mood di Rare Beauty è più naturale e magari piuttosto intravedi qualche imperfezione piuttosto che fare il mascherone, e che non è assolutamente una cosa negativa. Passiamo alla cipria, ragazzi, questa è la setting powder in colorazione light. A questo punto mi rendo conto che forse avrei dovuto prenderla in colorazione medium, ma volevo farvi notare anche in questo video la figata di questo pack. Forse in un'altra cipria avevo trovato un pack simile, ma è super super ingegnoso secondo me, perché così non si va a sprecare prodotto. Le ciprie in polvere libera svolazzano ovunque, si spreca un sacco di prodotto, con questa no, perché appunto c'è proprio il tappino che va a bloccare la cipria nello scomparto sotto, e così anche quando la apri non c'è la nuvoletta che ti sporca anche tutto, perché a volte mi sporco anche i vestiti così. Quindi andiamo a togliere la pellicola perché appunto è nuova. Taran! Mini ASMR. E speriamo, ragazzi, che questa colorazione non sia così male. Non ho trovato menzionato niente, ma a me dà la sensazione tipo come se mi rinfrescasse, non lo so. C'era una cipria di By Terry, se non sbaglio, che aveva questo effetto. Ok, ok, sono un fantasmino, lo so. Tutto sommato, ragazzi, al di là della colorazione naturalmente, tutto sommato però il risultato della base mi piace molto. Si è soltanto un po' inserito il fondotinta qui nel mento, e vediamo se questo significa che questo fondotinta è troppo opacizzante per me. Sì, in realtà mi piace come base, ma qui abbiamo questo problemino, quindi forse secca un pochino troppo la pelle. Schiettare un po' di prodotto sopra purtroppo non migliora, quindi questa un po' una delusione, perché non mi succede mai onestamente questa cosa sul mento, quindi può darsi che questo fondotinta su di me non funzioni benissimo. Fatemi sapere se lo avete provato, quali sono state le vostre impressioni. Andiamo ad applicare il blush, questo è in colorazione Bliss, che era il più chiaro ed il più rosato, quindi armocromaticamente dovrebbe essere quello più adatto a me. Non so se è tanto pigmentato questo blush, un po' difficilino da sfumare, ma il colore è bellissimo. Ok, anche questo super super naturale, ma mi sa che devo sfumarlo subito altrimenti rimane tipo il segno. È molto carino, almeno mi sta restituendo un po' di colore che facevo veramente impressione. È molto molto carino, ragazzi, questo blush. Non ero sicura di poterlo applicare anche sopra la base, perché appunto è sempre un po' tricky con i prodotti liquidi in crema, ma vi devo dire che funziona molto bene anche sopra la cipria, e la colorazione mi piace tantissimo. Ne aggiungo ancora un po'. Ok, ho applicato un po' di bronzer su tutto il viso, che non è proprio la cosa ideale da fare, ma dovevo per forza riscaldare la base, non ho avuto scelta. E nel frattempo la zona qui del mento, penso si riesca a vedere bene in videocamera, perché purtroppo si nota molto, si è tutta come screpolata. E quindi, appunto, questa cosa naturalmente non mi fa impazzire. Arriviamo al bronzer. Io qui volevo prendere una tonalità fredda in modo da fare il contouring. Non c'è però nessuna tonalità fredda in tutti i bronzer di Rare Beauty. Questo è il più neutro che c'era. Ne abbiamo parlato anche nel video haul, che come vedete è comunque molto aranciato, quindi immaginate come sono gli altri. E questa è la tonalità Happy Soul, è un bronzer stick naturalmente, quindi ovviamente insomma non è la sua funzione fare il contouring, però questa cosa appunto calcolatela, è un bronzer non per il contouring ma solo per dare un effetto
abbronzato al viso, in realtà andrebbe applicato anche leggermente in zone diverse. Io vado ad applicarlo comunque dove andrei ad applicare il contouring, perché appunto questa era la mia idea, un pochino anche sul naso, anche se non sono abituata a fare il contouring al naso con un prodotto in crema, quindi non so bene che cosa ne uscirà, vediamo. Vado leggera con il prodotto perché non vorrei strafare, beh no, in realtà si sfuma abbastanza facilmente, quindi non è neanche troppo forte. Per le sopracciglia c'è la matita Brow Harmony, questa in colorazione Cool Brown. Da una parte c'è appunto la matita automatica e dall'altra invece c'è il gel colorato. Sono abbastanza tranquilla con la colorazione di questa perché quando sono fredde come tonalità di solito ci azzecco sempre, infatti mi sembra perfetta. Ok ragazzi, effettivamente sì, la colorazione è perfetta, mi piace, però non mi piace questo prodotto, rilascia troppo prodotto, cioè o non ce n'è abbastanza, se insisto un po' si fa come grumoloso e ce n'è veramente troppo. Volevo che mi piacesse questo brand, ma sto incontrando diverse difficoltà, forse non so, non è adatto a me, ma cioè la colorazione è perfetta, ma o non scrive abbastanza oppure se faccio qualche passata in più diventa proprio fake. Sì, non è assolutamente adatta a me questa matita, almeno a me non piace affatto, cioè si vede, se ne metto ancora poi mi viene fuori veramente una cosa impiastricciata e vorrei avere uno scovolino in realtà senza altro prodotto per poterle pettinare, che qui non c'è, perché se adesso vado ad aggiungerci la parte con il gel, cioè capite che è esagerato, quindi devo prendere lo scovolino di un'altra matita sopracciglia e risolvere. Ok, vediamo se riesco a risolvere un po' il problema, però sì, rimangono tipo questi spazietti nel sopracciglio, vi giuro, volevo farmi piacere questo brand, ma proprio questa matita non mi ispira per niente. Per niente ragazzi, no, decisamente bocciata. Magari adesso tutti mi direte che ce l'avete la matita migliore del mondo per voi, ma per me, come potete vedere, cioè io adesso vado in giro truccata così e non è proprio la cosa ideale. Ok, andiamo adesso a testare la palette di ombretti. Ce n'erano due se non sbaglio, una con tonalità un po' più calde, una con tonalità un po' più fredde che quella che ho preso io, e questa si chiama Came to Play. Le colorazioni sono davvero meravigliose, sono tutti molto scriventi gli ombretti, a parte questo al centro che appunto non mi piace affatto, l'abbiamo testato swatchati soltanto nel video haul. E appunto questo qui proprio non mi convince, ma gli altri mi sembrano ottimi ombretti. Vediamo, spero che questa palette salvi questo video, perché fino adesso ragazzi onestamente non mi sto trovando bene, cioè non pensavo molto meglio. Inizierei con questo beigeolino e lo applichiamo per dare un po' di profondità. Ho applicato questo rosa che è molto molto bello sulla palpebra mobile, adesso con il viola scuro segno anche le ciglia inferiori, poi sfumeremo tutto naturalmente. Adesso provo a stendere l'ombretto glitterato sopra la palpebra mobile, che dà un effetto veramente bellissimo, cioè l'effetto è stupendo, però questo prodotto appunto sembra neve finta, è troppo chunky, troppo grosso. E i glitter per me sono troppo, troppo grossi, cioè si sentono. Devo dire che però sono stupendi, cioè sono bellissimi. Wow, ok, questo mi piace un sacco, cioè la texture non mi fa impazzire, ma il risultato è bellissimo. Eyeliner abbiamo questo a pennarello, è il Perfect Strokes ed è ad effetto matte. Mascara andiamo a testare anche questo naturalmente in colorazione nera. No ragazzi, io devo essere onesta e non mi fa impazzire questo mascara, non mi sembra che faccia niente sulle mie ciglia, è molto nero questo sì, però non le allunga, non le volumizza, non
come se non aggiungesse veramente nulla. Tra l'altro è anche molto liquido, perché appena le ciglia hanno toccato l'arcata sopraccigliare, vedete che compare il puntino. Non lo so ragazzi, sono un po' delusa, veramente, perché ho sentito parlare benissimo di questo brand. Selena, appunto, non essendo comunque una fan, ma è una persona che stimo e che mi piace, e speravo che mi piacessero tantissimo questi prodotti, ma per quanto mi riguarda non mi fanno impazzire. Vedete, nuovamente è successo, non appena la ciglia va a toccare... Che tra l'altro un pezzettino di mascara anche qua, non so come sia possibile. Nel frattempo la base è peggiorata, quindi non so davvero cosa dire se non lasciare a voi il giudizio a questo punto. Ci rimangono solo i prodotti labbra. A questo punto ho preso il kit con matita e rossetto, e questa colorazione io appunto l'ho swatchata, mi piace un sacco questo rossetto veramente, quindi sono sicura che sulla colorazione non mi sono sbagliata. Vediamo adesso ovviamente come funzionano questi due prodotti. Iniziamo con la matita, e sono entrambi in colorazione colorazione Humble. La matita meravigliosa, morbida, di un colore fantastico. La matita mi piace un sacco, ok. Tutto quello che ho detto sulla matita non vale, perché è fantastica. E adesso andiamo ad applicarci anche il rossetto, che appunto è un mini size, quindi è veramente veramente minuscolo. Il rossetto, devo dire, mi ha stupita. Però speravo che fosse così per tutti i prodotti. Non è stato così, purtroppo. I prodotti labbra, meravigliosi. A questo punto sarei molto curiosa di provare altre colorazioni. È stupendo. E anche la matita, secondo me, indossarla anche solo appunto con un po' di gloss è fantastica, bellissima. Mi piace un sacco, però appunto la base per me, il fondotinta, è un grosso, grosso no. Gli ombretti mi sono piaciuti molto, e anche l'eyeliner mi è piaciuto molto, mentre mascara e matita sopracciglia, anche quelli non sono una fan. Diciamo che è un po' metà-metà, cioè metà prodotti mi sono piaciuti un sacco, l'altra metà no, un po' un disastro, quindi... Appunto, poi fatemi sapere voi che cosa vi sembra in videocamera. Naturalmente vedendo in videocamera può essere tutto diverso, oppure potete, oppure forse la pensate come me. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, e stavolta sono veramente molto curiosa di sentire che cosa ne pensate voi su questi prodotti, perché appunto per me... Speravo di trovarmi bene con tutti, ma non è stato esattamente così, quindi questo video non è andato esattamente secondo i piani, ma appunto ditemi voi. Se vi è piaciuto il video, naturalmente lasciatemi un like come sempre, e iscrivetevi al canale attivando la campanella, mi raccomando. Io vi mando un bacio gigante, non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio fortissimissimo.